ma soltanto credo che una delle cose più belle è che effettivamente lo spirito di gruppo ha trionfato, e io questa cosa, diciamo, l'ho vista e l'ho condivisa già da parecchio tempo. Se questi territori riescono comunque a fare squadra e sinergia, alla fine si ottengono grandi risultati. Come diceva il sindaco di Colleferro prima, e magari a telecamere spente, dice forse il sindaco di Albico è quello più fortunato. Effettivamente io sono sindaco da poco, dal 12 giugno del 2017, quindi oggi trovarmi a rappresentare la mia città con, voglio dire, questa intitolazione incredibile come città della cultura insieme a questi altri quattro paesi, sicuramente mi rende orgoglioso. Però voglio anche, diciamo un po' così, dire che a fianco a noi hanno lavorato i nostri delegati alla cultura, almeno per quanto mi riguarda. Quindi credo che sia giusto anche che la mia delegata alla cultura, Tina Mieli, dicesse qualcosa a proposito. Sarò molto, molto breve, devo dire che questo lavoro che, cioè, con il quale ci siamo catapultati pochi giorni dopo le elezioni, e devo dire insieme a un altro elemento importante della squadra del sindaco Giovannoli, che è Giulia Lorenzon, che è un vulcano di idee, e quindi insieme a tutti gli altri ci siamo adoperati affinché questo, che era un progetto, avesse poi il giusto riconoscimento, il riconoscimento che ci rende orgogliosi. Noi siamo il paese più piccolino, quello che ha conosciuto però negli ultimi anni praticamente un raddoppio della popolazione. È un paese che deve passare da quello un po' che è stata il sonno precedente a un risveglio positivo, un 2018 che sarà veramente un anno con i fiocchi. Grazie.